tutti amici e benvenuti nuovamente sul mio canale. Oggi è il 1° giugno e siamo all'aeroporto di Voghera, sede dell'assemblaggio finale della Porto Aviation Group. Questo che vedete è il Reason 916 che gli amici Andrea Venturini e Alberto Porto utilizzeranno per dare seguito al volo record che avevano annunciato alla stampa ad Aero 2024. Ma quindi vediamo quali sono gli ingredienti e i numeri di oggi. Innanzitutto un bel Rotax 916 di 160 cavalli, 200 litri di carburante imbarcato, media di velocità stimata maggiore di 200 nodi, decollo da Voghera e arrivo negli Stati Uniti stimato nella stessa giornata, sfruttando ovviamente il fuso orario. La destinazione finale Oshkosh per l'AirVenture, 7200 km da coprire, 20 ore di volo e 3 rotte possibili, di cui la più ambita sarà quella di fare il volo non stop da Irlanda a Goose Bay, coprendo praticamente senza scalo 3200 km di oceano Atlantico senza fermarsi. Ecco quindi servita la ricetta dell'Atlantic Challenge Fly che a breve Alberto e Andrea ci spiegheranno nel dettaglio. Anzi, vi invito a iscrivervi e a stare collegati a questo canale perché a brevissimo pubblicherò il video del volo proprio fatto su questo velivolo, quindi scoprirete come va. Ma bando alle ciance e passiamo la parola ai protagonisti. Good speed Alberto e Andrea. Sapete che per questo anno è stato due eventi, uno a Friedrichshafen in Germania che ci ha passato e l'altro a Oshkosh, che è quello che aspettiamo dal 18 di luglio in poi. Sì, perché per chi di voi non sa che non è molto Oshkosh, questo nome che poi è un nome strano americano, è vicino a Chicago, è l'evento clou nel mondo dell'aviazione, perché a Oshkosh troverete un biposto ultraleggero fino all'F-22 dell'aviazione Raptor, che sarebbe la punta di diamante dei caccia bombardier americani, che sono aeroplani da 200-300 milioni di euro. Tutto si raccoglie in una settimana, 10 giorni, due weekend a Oshkosh alla fine di luglio, e questo è un evento che va avanti da decenni e dove arrivano 10.000 piccoli aerei da tutto il mondo, e ci sarà modo, sarà la vetrina dove io credo finalmente sarà fatta giustizia, perché sono un po' di anni che dicevo ad Alberto: ma Alberto, ma scusa, Oshkosh, e questo ti fa capire la modestia e la professionalità di una persona che sapeva che Oshkosh doveva arrivarci, ma ci voleva arrivare con le sue gambe, con le sue cose. No, a Oshkosh ovviamente ci dovevamo arrivare, ma noi non eravamo pronti. Con questo non vuole dire che siamo completamente pronti, vorrei arrivare con una produzione ancora più, diciamo, pronta, consolidata. Sebbene la produzione oggi è un po' più di un aeroplano al mese, vorrei essere arrivato con più produzione. Però penso che il tempo siano maturi per poter arrivare. La produzione non cresce di più perché, credetemi, è difficile fare squadra. Non voglio dire che non la stiamo facendo, abbiamo una squadra meravigliosa, bellissima, e sta lavorando molto bene, ma bisogna affiancare di nuove figure, e questa è la parte più difficile di fare impresa. E Oshkosh, adesso ci arriviamo, voglio arrivarci con qualcosa di incredibile, perciò abbiamo pensato volare dall'Italia a Oshkosh un nostro dimostratore aziendale, che è un aereo di produzione, ok, niente di più, è quello che vedete con gli sponsor fuori. Con questo aeroplano pensiamo fare delle velocità mai fatte fino ad oggi per un aeroplano del genere, ma mai fatta in queste lunghe distanze, e oltre alle lunghe distanze è nel tempo di percorrenza totale, ok? E questo ovviamente sarà seguito dei media, delle riviste, del canale YouTube, diciamo, del settore, il quale ci darà una visibilità molto grande a Oshkosh. Lui è il mio copilota. Io sono copilota, sono una persona che ho conosciuto Alberto per pura passione, ci siamo incontrati tramite
avendolo seguito su Facebook, l'ho chiamato, ho detto guarda, sono un grande appassionato e nel frattempo il mio coinvolgimento nel mondo dell'aviazione a 360 gradi, io sono pilota di Aliante, che però poi è passato al motore, e lui ha visto in me una persona che poteva dargli un piccolo contributo, perché lui è un ingegnere, lui è una persona che ha la parte tecnica. Io cosa posso dare? Posso dare un entusiasmo di una persona qualunque che anche per casi fortuiti ha avuto la fortuna di entrare in questo mondo dell'aviazione. Io mi occupo dei filmati, gestisco un po' dei canali social, ho avuto la fortuna, un po' la bravura, non so com'è, però abbiamo avuto 22 milioni di visualizzazioni su un video, credo che sia abbastanza per una persona che lo fa come hobby, è abbastanza un record. Seguirò in prima persona, quindi cosa vuol dire? Sono pilota io, sia di aviazione generale, quindi aerei anche più grandi di questi, ho una licenza americana che mi permette nel momento in cui arriveremo negli Stati Uniti di avere anche una certa facilità di gestione del volo all'interno dello spazio aereo americano, e comunque poi insieme due menti lavorano meglio che una. A Friedrichshafen abbiamo fatto la prima presentazione alla stampa di questo volo che, come diceva Alberto, è un po' un volo record da tre punti di vista. Abbiamo detto, uno, la distanza. Noi miriamo a coprire una distanza che non è mai stata coperta finora da un ultraleggero. Due, la performance. Questa distanza dovrebbe essere coperta a una velocità che nessun altro velivolo può avvicinarsi. Non da dire avvicinarsi. Terzo, fare tutto questo nell'arco di una giornata. Di una giornata, cioè partire la mattina alle 5 da Voghera e la sera dello stesso giorno arrivare negli Stati Uniti. Questo grazie a cosa? Grazie anche a 8-9 ore di fuso orario che ci facilitano. Però tenendo conto che noi siamo due piloti e che voleremo di continuo, se non l'altra cosa, e questa è un po' la suspense, che rotta faremo? Purtroppo non possiamo dirvelo per due motivi, un po' perché non ve lo vogliamo dire, ma un po' anche perché c'è una componente, il vento è il nostro nemico maggiore, perché sapete che andando nell'emisfero, cioè nell'emisfero nord, andando verso ovest, i venti sono contrari, e per noi, per un velivolo come questo, il vento diventa fattore predominante. Allora, noi abbiamo preparato un piccolo video, prima del teaser, no, prima del teaser devo dire due parole, le dico sempre, ho avuto la fortuna in questi ultimi due anni di avere, come si dice, tagliato trasversalmente l'aviazione in un modo incredibile. Sono stato capitano della squadra italiana di volo in Aliante, oggi c'è una gara qui, ho seguito io capitano della squadra italiana in Polonia, poi sono stato come giornalista della squadra italiana in Australia, trasportato dall'Aero Club d'Italia, e ora sono qui. Ho avuto la fortuna di entrare nelle realtà di produzione degli aeroplani, sia di Aliante che cose, e vi devo dire che quando c'è una realtà come questa di Alberto Porto, che da un progetto, da un sogno è diventato realtà, vi devo dire che abbiamo davanti una persona eccezionale, una persona che ha delle caratteristiche che non hanno tutti, perché purtroppo la gestione della produzione di un velivolo è veramente complessa e non può essere industrializzata. E il problema che diceva lui, che non riusciamo a fare il salto da un aereo al mese arrivare a due, non lo puoi fare, è una formula magica, e solo con il tempo, solo. Però io qui ho visto più che una squadra, ve lo posso dire, una famiglia. Cioè io mi sento, come lo dico sempre, per me loro sono la mia famiglia, io vengo qui con loro e sto bene, e devo dire il team dei ragazzi, che sono quelli là con la maglietta rossa, che sono loro il cuore della produzione, perché Alberto sì è la mente, no, la mente sola, però poi quotidianamente, io vi devo dire, tutti i weekend vengo qua, vengo sabato, insomma, ce li trovo sempre qui, e vuol dire loro lavorano dal lunedì al venerdì, il sabato e domenica vorrebbero andare con la fidanzata, così. Però ecco, questa è una cosa. Niente, passione. Abbiamo fatto la presentazione a Friedrichshafen, io non avevo l'ok di fare questo teaser, perché lui diceva aspettiamo, avviciniamoci, adesso ci siamo, abbiamo circa 10-15 giorni per mettere a punto, dovremmo fare fra una decina di giorni, una settimana faremo il primo volo test, civetta, che sarà un volo importante di 1700, 1800 miglia nautiche, quindi sono quasi... Che rotta fate questo test? Lo faremo, allora, o andiamo in Irlanda, che è il primo... noi abbiamo
come vedrete qui, sarà molto veloce. Il teaser, dovete stare attenti, è in inglese, vi spiego un po', parla di questi due piloti, una sfida, un monosfida, la rotta ancora non è definita, può essere a sud, dalle Azzorre, può essere a nord, dalla Groenlandia, può essere nel centro, attraversando l'oceano senza stop. Quindi questo un po' lo dirà il tempo, perché capite che se noi partiamo con una previsione ma dopo tre ore cambia, dobbiamo andare alle cose. Però noi abbiamo in mente un percorso da fare e cercheremo di fare quello. Questo è un po', ecco, ci sarà il canale dedicato su Facebook, c'è una pagina che è Porto Aviation Group, dove io posterò tutti i vari step e quindi voi vedrete proprio vedete tutta la sequenza, no, ci saranno immagini da volo, cioè come vedrete anche qui ci sono delle immagini dall'interno della cabina e niente. Io vi dico solo che quando ho visto questo aereo non mi sembrava possibile, ho detto questo è un aereo, un sogno, e ancora il mondo non sa di questo gioiello. Speriamo che dopo Skosh si parlerà ancora più di... Sì, vediamo. Niente, se avete qualche domanda, non so. Grazie a tutti. Grazie di essere qui, per noi è importante. Oggi sono tre ragazzi della produzione che mi sono venuti a dare una mano. Oggi non c'è la mia squadra, ok? Che io ci tengo molto, ok? Solo loro si prenderanno i meriti. Rappresentante. Benzina a bordo 220 litri. 220 litri? Sì. Per 3.800 km più o meno. No. Dipende la tratta. 3.200. La tratta è 3.2 e 3.5, diciamo, dipende che tratta faremo. Allora io non dico, cioè, già guardare al risultato, cioè il nostro è una sfida, cioè sfida, già la parola stessa capisce che ci sono delle incertezze, cioè, non è c'è la garanzia di tutto, però la cosa importante è la volontà, l'entusiasmo, la professionalità che c'è dietro il progetto, ecco questo. Sì, ma alla fine è una sfida, però non siamo pazzi, non diamo così alle sbarate. Sì, cioè. Quindi la domanda da farsi è quando la possiamo fare, che giorno è il giorno più adatto, e ovviamente noi ci teniamo alle nostre vite, quindi non succederà nulla. Secondo, a che velocità, e se riusciamo a farla tutta in un giorno, che non è detto, perché ci sono anche di mezzo la burocrazia che non sappiamo, perché si atterrano e poi non riusciamo a ripartire perché visti, permessi e cose varie, non vi lo posso garantire. E peggiore dei casi, se ci dovesse mollare il motore, avremmo qualche problema, vabbè, ci toccherà stare una settimana o quello che c'è. La sua preoccupazione dice, con Andrea una settimana sul canotto. Avremo tutta la trisaccura, quindi non andiamo così. Le sfide erano quelle che faceva l'Imber, quelle in quella epoca lì, che non avevano... Sì, oggi sappiamo, certo, noi saremo sempre visibili. Nel momento in cui l'aereo è fermo, non si muove, vuol dire che l'aereo non ha continuato. Abbiamo la capacità di essere raggiunti dai soccorsi in tempi normali. Quindi non lo facciamo d'inverno, sarà freddo, l'acqua è fredda, però ecco, diciamo è tutto gestibile, è tutto calcolato. Quindi ecco. Va bene, good speed come al solito.
Grazie. Ma un volo che poi prende le eredità.